Abbiamo scritto a chiare lettere un aiuto al Presidente della Regione, abbiamo sentito la segreteria di Foti, il dirigente all'acqua e rifiuti, perché veramente non sappiamo più quale strada percorrere. Le abbiamo tentate veramente tutte. E ora, ovviamente, io come prima cittadino, ma soprattutto la comunità, è stanca di essere vessata da questa astensione arbitraria da parte di dipendenti che legittimamente hanno diritto allo stipendio, ma non tenendo in ostaggio una comunità. Noi abbiamo una pandemia in corso, abbiamo una città immersa dai rifiuti, è una società che è inosservante delle norme di legge. Abbiamo chiesto oggi un incontro al prefetto, il prefetto ci ha garantito un maggiore controllo sul territorio, ma non è il controllo a essere sufficiente. È necessario innanzitutto una collaborazione da parte della comunità tutta, anche se capisco che abbiamo tutti i rifiuti, i balconi sommersi dai rifiuti, e soprattutto è un'azione rivolta a questi dipendenti che si passino la mano sulla coscienza e ritornare al lavoro, perché il danno è ingente. Io voglio veramente scongiurare qualsiasi azione di presa a fuoco di questi cumuli, perché sono veramente preoccupata del danno ambientale che potremmo creare all'interno della nostra comunità. Il punto in questo momento è cercare di risolvere il problema, di togliere tutti i cumuli e cercare di garantire al regime ordinario. Mi auguro che domani questo incontro con le sigle sindacali che proveranno a mediare con i lavoratori avranno un buon appeal rispetto a quanto abbiamo provato a fare noi e le stesse aziende. Io ho scritto al Presidente della Regione perché sapete tutti, siamo prossimi alla zona rossa ed è un altro allarme importante perché non possiamo permetterci di avere una città sporca con una pandemia in corso e quasi 200 contagi. E avevamo previsto che potesse esserci questo problema economico perché si aspettava questo fondo perequativo di ben 1.281.000 euro da parte della regione. Abbiamo capito, date le difficoltà che vi erano, che dovevamo comunicare immediatamente con le ditte. È stato fatto, le ditte si sono avvicinate agli operatori, diciamo, fornendo un'altra parte di stipendio, ma non sono andate oltre. Noi in questi giorni non ci siamo fermati un attimo perché stiamo vedendo un po' tutte le soluzioni. Ci siamo confrontati ogni giorno con la prefettura che sta lavorando in tal senso anche verso la regione. Io avverto questa protesta in realtà non verso un ente, ma anche verso la popolazione. È una richiesta d'aiuto, questo dobbiamo capire, è una richiesta d'aiuto per farsi sentire anche nei confronti della popolazione, perché sappiamo che con le difficoltà economiche Covid il 70% non ha versato, diciamo così, la quota Tari, che potrebbe essere anche il 50%, ma questo lo sento come una richiesta d'aiuto da parte degli operatori verso i cittadini che in questo momento sono anche vittime. Ma su un altro fronte sono anche causa del problema non avendo pagato la Tari.